Raggi, esci fuori! Ci avevamo freddo! Ci venissero loro a provare a campare col freddo dentro casa? Loro fanno quello che vogliono, fanno quello che gli pare e a noi non manco possiamo reclamare i nostri diritti. Diritti a casa calda, anche perché la paghiamo. La paghiamo tutti i mesi. Del Dipartimento del Comune di Roma prendano a riavere i servizi di cui abbiamo bisogno. Siamo stati lasciati da troppi anni all'abbandono. Le case sono fragiche, sono piene di muffa. Quest'anno addirittura al 10 di dicembre siamo ancora senza gli impianti termici in funzione. Ci siamo stancati. Il presidente della nostra circoscrizione fa schifo. Ce l'hai di scaldamenti a casa? Per favore, liberate la strada! Situazione che ho un polmone di vetro. Che si stanno a morire, stanno a piangere. E sono a morire di freddo, capisci? E ci stanno prendendo tutti in giro. Alla scala mia ci sono 3 persone invalide, compreso io, però mi posso muovere, e abbiamo una colonna dei termosifoni, sono 11 anni che non funziona. Ai fantastici partitologi che si sono presentati qui ad aprile, che mentre noi manifestavamo insieme alle famiglie rom che sono state cacciate da Tore Maura, dove stanno adesso? Le cose che ci hanno promesso, sono 40 anni che ci promettono. Dove stanno? Cosa è cambiato poi in realtà da quei giorni? Niente, non è cambiato niente, stiamo sempre in mezzo alla merda e basta. Le periferie non sono la discarica di questa città! Manca il riscaldamento, ci stanno i vecchietti che se stanno a morire di freddo, non sappiamo come fare, ma devo comprare stufe per poter riscaldarsi un po' l'ambiente, ma come si fa a campare così? Raggi, non raggi, vedendo Roma in queste condizioni mi hai dato di dare da stomaco. È una vergogna, paghiamo 12 mesi l'anno la quota dei riscaldamenti, ma cosa riscaldiamo? Con le nostre stufette elettriche attacchiamo? Se dovesse raccontare a chi non sa cosa significa vivere senza riscaldamenti... Farei vedere a quelle persone, al comune in particolare, è una vergogna. Ci è andato a fuoco la scala, al palazzo, ci siamo dovuti riverniciare le scale, abbiamo dovuto mettere la luce da noi. Abbiamo dovuto ristrutturare tutto, il comune non ci sa chi ha aspettato per niente. Fanno schifo! Ci sono sì doveri da parte dei cittadini, ma ci sono anche tanti diritti e questi diritti ci sembrano violati già da qualche tempo. Si fanno le passerelle, si dicono faremo e invece qui è dal mese di novembre che stiamo morendo di freddo perché le caldaie su 5 palazzine su 6 non funzionano. Ci ricordiamo qua ad aprile, no? A seguito di tutto quel caos furono in tanti politici a venire qui, esatto. Per Tore Maura, ma esatto. Cosa è cambiato da aprile? Spenti i riflettori, dal 2 aprile non è cambiato niente. Spenti i riflettori, i problemi continuano ad esserci. Le infiltrazioni dai terrazzi che non risparmiano tutti gli ultimi appartamenti. E la manutenzione del verde che è inesistente. Una guerra molto chiara verso chi abita le case popolari.